Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo la torta numero. Me l'ha chiesta Fragolina. Ciao Fragolina! Non so come viene, perché non l'ho mai fatta neanche questa. Praticamente per il compleanno del suo papà. Spero di riuscire a farla in tempo, perché dovrebbe essere domani, dovrebbe uscire oggi la ricetta e domani il suo compleanno. Quindi spero di fare in tempo. Io l'ho fatta con quello che avevo a casa, Poi dopo tu raddoppia le dosi perché io faccio un numero solo. Immagino che tuo papà avrà due numeri, Io faccio il 7 di Ronaldo. Quindi torta numero. Vediamo gli ingredienti. 4 uova, 120 grammi di zucchero, 120 g di farina e una bustina di vanillina. Per la farcia, una confezione di crema spalmabile senza lattosio, due confezioncine di panna da cucina senza lattosio, dello zucchero, poi vediamo quanto in caso, dei pezzi di cioccolato fondente dell'uovo di Pasqua avanzato, e lo zucchero a velo. Allora, prima di tutto rompiamo le uova. Aggiungiamo lo zucchero e lo frulliamo per fare un composto bello spumoso, almeno un 5 minuti. Bello spumoso e chiaro, eh? Aggiungiamo la farina un po' alla volta. La bustina di vanillina. Un bel composto spumoso. Prendiamo la teglia con la carta forno e lo stendiamo. E cerchiamo di fare un quadrato. E lo mettiamo nel forno a 180 gradi per un 12-13 minuti, dipende dal forno. Guardate che spettacolo come è cresciuto, senza lievito, eh? Ah, come è scotta! Adesso lo lasciamo raffreddare. Intanto che raffredda il pan di Spagna, prendiamo un 100 grammi di cioccolato fondente. Io avevo questo qui da finire dell'uovo di Pasqua, eh? E lo sciogliamo a bagnomaria con un 100 grammi di acqua. Allora, bisogna farlo sciogliere così, eh? 100 grammi di cioccolato e un 100 millilitri di acqua. Prendiamo una ciotola, mettiamo dentro del ghiaccio, io delle tavolette così del ghiaccio, eh? Deve essere freddo. Mettiamo dentro una ciotola di modo che rimanga bello freddo. Rovesciamo dentro il nostro cioccolato con l'acqua e lo frulliamo. No, ragazzi. Solo con cioccolato e acqua, eh? Una mousse. Mi sono sporcata dappertutto, eh? Però è venuta. Aspetta. E questa è una crema. Adesso facciamo l'altra. Prendiamo il Philadelphia.
la panna senza lattosio, un cucchiaio di zucchero, e questa è la crema bianca. Adesso dobbiamo tagliare fuori il numero 7. Dovrei farne due, perché dopo uno va sopra l'altro, eh? Allora, dobbiamo farne due, no? Tagliamo il bordino qua. No, ragazzi. Così. Con l'altra confezioncina di panna la rovesciamo in un piattino. Mettiamo un cucchiaino di zucchero a velo e dei pezzettini di cioccolato fondente. Li mettiamo sul nostro numero. Chiudiamo il nostro numero. Prendiamo le nostre due creme, la mousse al cioccolato e la crema bianca. Prendiamo una sac à poche e facciamo la nostra decorazione. E adesso facciamo la decorazione al cioccolato. Cameraman, vieni a vedere che meraviglia per la fragolina. Bellissimo. Ti piace il 7 di Ronaldo? Vera. Piace? Aspetta che... Bravissima. Che bella. Allora, aspetta, fragolina, devi dire una cosa. Fragolina. No, dopo tu metti su le fragole, la frutta che vuoi, perché io non avevo frutta da mettere. E noi la mangiamo così cruda, non su niente, così. Cioè, la crema cioccolato e la crema con la... Cioè, scherzo. Con la crema spalmabile. Allora, due cose devo dire. Allora, il pan di Spagna devi raddoppiare le dosi, perché dovrai fare due numeri, eh. Io ne ho fatto uno, tuo papà avrà due numeri sicuro, perché non ha 7 anni, eh. No. Ecco. Neanche due tu, numeri... Anch'io. Arrivata. Quindi raddoppia le dosi, invece di 4 uova fai 8 uova e via dicendo. Così fai 2 numeri. Pan di Spagna fallo così che è buonissimo. La farcia, se non vuoi farla così, perché io l'ho fatta tutta senza lattosio, per far prima, perché a fare sta crema al cioccolato ci abbiamo messo sporchi dappertutto. Era tutta impatacata di cioccolato. Allora fai, se vuoi, cioccolato e prendi la panna, quella che è la frulli, la panna montata. Si era abbronzata tutta in faccia, tutta nera era. E fai prima. E poi metti su tutta la frutta che vuoi. Non riesco a mangiare tanto con questo marpione qui attaccato, eh. Com'è? Il pezzo di cioccolato devo di fare. Buona. Non dire sempre che fa schifo, eh. Com'è? Sento una roba dura, cos'è? Cioccolato. Quei pezzettini di uovo di Pasqua. Fai un figurone. E poi, sopra metti la frutta, le fragole. Voilà. Non perché, sai che io, se io fa schifo glielo dico, eh. Non è poi che, la bretella. Non è che è veramente buona. Poi ci metti. Parla vicino al micro. Se poi gli metti su un po' di frutta. Vai vicino al micro.
Ma che te, ma qui no, è tutto, tutto con fiore, è tutto sporco di cioccolato. Quello è ripieno, ecco, tu è ripieno come la torta. Ascoltami, mi metti su un po' di frutta. Lo cado. Tipo le fragole, e kiwi, no? Fragole, lamponi, quello che ma vuoi. Per me, io devo dire la verità, per me è già così. Aspetta. Però lei la voleva con la frutta, si vede che suo okay. Papà gli piace la frutta. Allora metti sulla frutta. Tu metti sulla frutta che piace a tuo papà. Brava. Chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. E via. Che sono le cose un più abbraccione, belle. Un bacione, tanti auguri di compleanno al papà di Fragolina. Abbraccialo forte. Che lei può perché ce l'ha in casa. Ah, cioè anche pensavo. Noi che... invece il nostro figlio cameraman uno è convive. È un mese che non lo abbraccio, non lo bacio. Tra poco lo abbracceremo, dai. Arriva a maggio, si potrà. Con la mascherina. L'uomo di ferro, la maschera di ferro. Va bene. Un abbraccione. Un abbraccione. Un bacione. E viva. Amore, ciao. Ciao. Mi viene quasi da piangere a me, non lo so. Perché non può abbracciare il suo bambino? Non lo so, mi viene un po' il magone. Ciao. Ciao Ale, ciao Gaia. Ciao. Ci abbracceremo presto, eh. Ci siamo, eh. Ciao quasi. Ciao. Ciao. Papà piange, ma... piange. Ciao. To, portatela di là. La mangi tutta, è troppa? No, mangi. Mangia tutta.